Si vede? Sì, perfetto. Allora, ragazzi, devo appoggiarla qua per forza, visto che... Bella a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Sono FabiJ ed oggi siamo in un nuovo vlog vero. Stavolta un vlog vero, cioè non faccio il cazzone. Un po' meno del solito, vabbè. In teoria oggi non sarebbe dovuto uscire il vlog perché sono in Texas e quindi non posso montarlo. Però ho deciso di fare questa specie di vlog in live, insomma, cioè faccio pochi tagli, poca roba. Perché vi spiego che cosa cazzo sto facendo qui in Texas, perché non l'ho spiegato proprio bene. Vi faccio vedere, aspetta che c'è sta. Signore e signori, il Texas! C'è un parcheggio del Texas, vabbè, insomma. E niente, ragazzi, io sono praticamente qui perché sta per uscire, cioè uscirà più avanti, il videogioco di Valentino Rossi che si chiama Valentino Rossi The Game. Quindi niente, mi hanno invitato come ospite. Ho fatto anche, c'è un sacco di roba, tipo commentato in diretta con Guido Meda. Guido Meda, per chi non lo conoscesse, è il commentatore della MotoGP, quello che fa oioioi. Oioioi! Lo sapevo che dovevo dire sta cagata. Esatto, vabbè, io ci provo a imitarlo, poi non viene bene, però pazienza. E niente, ragazzi, quindi sono giorni che vado al circuito, è veramente figo. Cioè, io mi intendo poco di MotoGP, mi intendo veramente poco. Però pian piano mi ci sto appassionando perché è veramente un mondo figo, mi piace veramente tantissimo. Torno l'11 di aprile, tranquilli che usciranno i gameplay. L'unico video che non avevo era questo, che lo sto facendo qui e lo monterò qui in Texas. Sono pazzo, maniaco. Tra l'altro sono le 6:30 qua, più o meno c'è il sole. In Italia sono tipo, è l'una di notte perché c'è il fuso orario. Sto preparando il video speciale, quello che uscirà sabato prossimo. Quindi lo speciale per il Texas, che sto facendo un sacco di video epici. Non vi posso far vedere tantissimo perché le clip, quelle belle, le metterò poi nello speciale Texas. E niente, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Tra l'altro che l'altro giorno sono uscito e ho comprato un sacco di roba. Adesso ve la prendo. Ho fatto, ragazzi, uno shopping assurdo. Ho comprato queste, che sono Vans, che sono strafighe, come l'ho viste, l'ho dovute prendere. Poi qua le robe non costano un cazzo. Ho preso delle magliette Vans, sempre da tutto Vans oggi, tutto pubblicità Vans alla cazzo di cane. E adesso arriva il bello, tenetevi pronti. Sono, ragazzi, entrato in un negozio che vendeva cose che non potete capire. Iniziamo con questa. Cioè, ragazzi, ho trovato la maglietta di Five Nights at Freddy. Quanto può essere figa sta maglietta? L'ho trovata, c'era in un negozietto della minchia. È bellissima. Adesso in avanti, ragazzi, in discoteca, fare il tamarro con la maglietta di Five Nights at Freddy. E non finisce qui, ragazzi, perché ho comprato anche la tazza di Five Nights at Freddy. È bellissima. C'è scritto Freddy Fazbear's Pizza, che sarebbe la pizzeria dove si svolge tutto Five Nights at Freddy's. Come ultimo gadget, sempre di Five Nights at Freddy's, vendevano anche questo. Credo sia per tenere il caffè, che io non bevo il caffè, però chi cazzo se ne frega. Perché, ragazzi, ho comprato altre cose, perché ho comprato 1 miliardo di cose in quel negozio. Vendevano questo, cioè praticamente è un pacchetto di chewing gum, solo che quando tiri la linguetta ti dà la scossa. E sta cosa qua è una figata. Siete pronti a vedere l'epicità fatta pupazzo? No, seriamente. Quanto può essere figo? Come ultimo, ragazzi, tenetevi pronti perché questo è il pezzo forte. C'è un Gesù. Tanto non l'ho ancora aperto, fatemelo aprire. Dovrebbe essere, ragazzi, una action figure di Gesù sul seggio elettorale. Dovrebbe essere una figata. C'è scritto, è bellissima. L'ho descatolata adesso, non l'avevo ancora vista. C'è scritto, ragazzi, Jesus for President. Vabbè. Io adesso capite perché ho dovuto prendere queste cose. Io ne ho bisogno. Vabbè, ragazzi, per adesso non ho preso nient'altro, grazie a Dio, perché sono passati solo 2 giorni. Guardate come sono ridotto. Siccome non vi ho fatto vedere una mazza nella stanza dell'hotel, ed è mezz'ora che parlo, vi faccio vedere un attimo com'è strutturata. Qua è la mia scrivania, tutta bella in ordine come al solito. Ah, e tra l'altro, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi che siamo in un Hilton, che sarebbe la catena degli hotel, quella di Paris Hilton. Niente, io come premio gli ho cagato nel cesso. Proprio a Paris Hilton le ho cagato nel cesso. Qua fa caldo come se fosse estate in Italia. Cioè, fa veramente un caldo devastante. Giri in maglietta, cioè veramente come se fosse estate piena. E la cosa divertente è che io le cose che ho portato per vestirmi è tutta roba lunga. Niente, ragazzi, questa è stata. Intanto mi si è attaccato. Perché io lascio sempre la roba minchia e mi si attacca pure ai piedi. Ma ragazzi, vi ho fatto vedere un po' tutto in teoria. Quindi, boh, andiamo a fare qualche scherzo a qualcuno già che ci siamo. Allora, vediamo di testare sto schifo se effettivamente funziona. Questa, ragazzi, è la vista dell'hotel interno. Cioè, l'hotel all'interno è così. Ciao, brutta la vita, eh. Mio Dio, come ti stai veramente spaccando il culo. Ho pensato a una cosa e lo devo dire in camera. Oddio, aspetta, che devo Dopo preparare. questo, Intermerda tatuato sotto il piede, sì. se Valentino domenica vince,
Visto che questa, come dicevano oggi, è la gara di Marquez. Se vince Vale, ti tatuo Vale sull'altro piede. Marquez merda sull'altro piede. Lunedì mattina documentato, ci svegliamo con la camera. Oh, l'ha detto, se Vale vince Marquez merda sotto l'altro piede. E me lo faccio anch'io. No, non è vero. Perché no, non voglio scrivere Marquez sul mio corpo, Dio mio. Dammi un attimo. Voltati e abbassati. FaVJ si veste come un coglione. Vieni qui e va in giro con l'etichetta. Ah, c'è l'etichetta. Ah, no, l'ho messa prima per farla vedere. C'è l'etichetta? Davvero? Non me l'hanno detto loro. Io prima l'ho fatto. Non gliel'avete detto? Che amici siete? In realtà non avevo ancora visto la piscina. È carina, ma poi io. No, più che altro sono le 7 di sera. Guarda com'è alto il sole. Lo so, minchia, incredibile. Ma questa è l'America. L'America. That's America. Sì, lo so. Che cazzo fa? Vuoi un chewing gum, zio? Un po' di house. Lo sai che è uno scherzo, però lo devi fare, farlo per l'audience, perché l'abbiamo preso insieme, quindi lui lo sa che è uno scherzo. Però devi farlo per l'audience. Dai, che mi schivo chewing gum vaffanculo sotto il piede. Fa male? No, no, stavolta te lo giuro, ho provato io prima. Dai ragazzi, diteglielo, ho provato io prima e non Ditevelo. Fa male. Hanno detto che non fa male, ho provato io prima, zio, giuro. Non è vero che hai provato, che te sei un fifone. No, l'ho provato, dove ti sta? Sei rosso. Garini già che sono i baffi figli. No, vale, se l'ho fatto io, zio, ma veramente io l'ho fatto, credimi. Che coglione, non lo fa. Dai. Grazie per la cicca, molto gentile. Prego. Mi andava di brutto. Dai. Non fa male, te lo giuro. Tira. Non hai fatto niente. Sì, pensavo che mi pinzasse, non che mi desse la scossa. Ma vaffanculo. E niente ragazzi, io direi che posso concludere qui il video, anche perché avrò un anno e mezzo di video da montare. E niente, mi saluti, questi sono gli uccelli che salutano. E niente ragazzi, io e la mia etichetta vi salutiamo, visto che io... The Etiquettes. I have the tickets attached on my shirt. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Lo sta dicendo anche l'uccello, che è una frase brutta. Anche la pagina di Facebook, come ogni video, trovate nella descrizione. Se siete riusciti, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. E manca il telecomando, però uso l'etichetta. Bye ragazzi.